21 aprile. Poi disse: chi ha orecchi per udire oda. Marco 4:9. Ascoltiamo la voce di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda. Sembra una frase con poco significato, ma niente nella Bibbia ha poco significato. Tutti gli uomini hanno delle orecchie e possono udire quello che si dice intorno. Ma qui non si parla delle orecchie poste al lato del capo. Non si parla dell'organo dell'udito che potrebbe anche avere qualche problema e impedirci in parte o totalmente di udire la voce o i rumori che ci circondano. Qui si parla di un orecchio spirituale che è in fondo al nostro cuore, nel nostro intimo più profondo. A volte pensiamo di voler chiudere l'ingresso del nostro cuore alle voci che ci vogliono parlare di salvezza. Ma non ci dobbiamo dimenticare che il Signore è tanto potente da entrare a porte chiuse. Dio non ci fa violenza, non ci impone niente. Ma troppo spesso sentiamo questa voce che ci parla e ci mette allerta sulle cose che stiamo sbagliando, sugli errori che stiamo commettendo. Rivolgiamoci al Signore chiedendogli quell'aiuto che solo Lui ci potrà dare. Non turiamo le orecchie alla voce che ci spinge ad essere dei buoni cristiani. Ascoltiamo la voce di Gesù e apriamo il nostro cuore a Lui ed Egli ci darà pace e serenità nel profondo del nostro cuore. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.